Bella a tutti ragazzi, ciao cari, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi, come avete letto dal titolo, siamo qui alla mostra Lego a Fiumicino, al Wow Shopping Center, e quindi oggi vi faccio vedere quest'altra mostra Lego. Mi raccomando ragazzi, voi se avete Lego, se vi piace il Lego, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare e fare tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che noi vi faccio vedere la mostra Lego. Iniziamo subito da questa. Questa ragazzi, come ho detto, questa invece è Acquedotto du Pont de Garde, no, in Francia. Questo è l'acquedotto, un acquedotto francese, è fatto tutto qui Lego, raga, è gigantesco, raga, guardate tanta roba. Invece abbiamo un qualche altra roba. Tiè, questa zucca si illumina, è fantastica. Ma qua invece ci stanno addirittura i quadri fatti chi Lego, cioè questa è roba esagerata, i quadri fatti con i Lego per poi passare al chimico, come che al laboratorio chimico, raga, eccolo. Invece vediamo Cannavacciuolo. Questo è Cannavacciuolo. Il Minions è collassato. È un'astronave. È immaginaria che appare nel libro 2010 di Odissea nello spazio. Ah, ecco. Nel suo trattamento cinematografico. Il veicolo prende il nome da Alex Leonov, il primo uomo ad entrare nel spazio. Non vedo. A leggere sei più brava tu di me. E poi ci sono loro, Patrick e SpongeBob. Così sta Cleopatra, Superman, no, non è Superman, Nefertiti, ecco, Nefertiti. Questo invece è Giulio Cesare, ho detto Superman, e Tutankhamon, che c'è anche la mostra di Tutankhamon. Fatemelo sapere nei commenti se volete che ve la mostro. Raga, ma sta Ferrari, ma ne vogliamo parlare di sta Ferrari in grandezza naturale, ra? Cioè sta Ferrari in grandezza naturale esagerata, mo? Ferrari F40. Questa è grandezza naturale? Porca miseria, oh. Ci sta pure luce, è vero, è pure illuminata. Oh. Ecco. Ma che si muove? Sono interattivi. Alcuni sono interattivi, sì. Sta la farfalla che si muove. Anche il castoro. Il castoro che fa? Il castoro non si muove. Il castoro, no, si gira la coda di dietro. Lo squaletto che fa? Lo squaletto si muove. Questi, eh? Ottima idea. Questo hai avuto una buona idea. Edison. Questo che fa invece? No, questo si accende la luce, ok. Questo è Tesla.
E questa invece la dinamite, no? Sì, la dinamite, ci ho azzeccato. Wow, la dinamite che esplode. E poi c'è stata la Torre di Pisa. Come siamo interattivi. Questa è la città. Sì, la città di Spider-Man. Spider-Man, sì. È la città di Spider-Man, sì. Sì, è l'universo di Spider-Man, mi sa questo. Sì, c'è pure guardo Iron Man. Sì, Spider-Pork, questo è Spider-Pork, Iron Man. Sì, è l'universo della Marvel hanno fatto, vedi? Questo è Punisher. C'è tutta la descrizione. Vedi che c'è anche il trenino che gira. Sì, c'è il treno che gira con Spider-Man che lo blocca teoricamente da qualche parte. Credo. No. Mi spiace. Sì, questo è il treno che viene bloccato da Spider-Man. E qui là c'è sta Doctor Strange, so vedete. Tutta la spiegazione, sì. Che sta qua. Modello ispirato ai fumetti Marvel Comics Spider-Man, vedi? Gli Spider-Man si svolgono spesso a New York, spesso lì, perché lì è più vivibile da ora è fatto via le strade come Spider-Man. Questo di Spider-Man è più caratteristico, però da radio che ho fatto, vabbè, uno dei più riconoscibili nel mondo dei supereroi. New York è troppo piccola per un altro supereroe. Dai un'occhiata, aiuta Spider-Man a catturare i suoi avversari e a portare la pace in città. I nemici di Spider-Man sono gli antagonisti come l'iconico Green Goblin, Sandman e Electro. Prima di prima che facciano un vero pasticcio. Se giri il pulsante, il treno parte. Qua c'è un caso scritto da in America. Sì. Quello è il David Bardo. Ah, vedi lì c'è sta la mano di Sandman. Octopus, Dottor Octopus. I bimbi, come i bimbi, invece di bimbi. Siamo ma comunque è diversa questa mostra Lego rispetto a quell'altra. È molto più. No, è diversa, sono cose diverse stanno. Ci sta pure questo. Il trucco, la zona dei trucchi. La parte dei trucchi, il beauty case. Perché gira da portare lo specchio perché ti guardi tu? Perché lo specchio ti guardi tu e dovrebbe essere da qua. Non ci possiamo parlare. Non ci possiamo, non ci possiamo guardare. Se invece. È un film Harry Potter. Harry Potter, vedi? La sala dove mangiano Harry Potter. Questa è la sala dei segreti, no? Quei topini, i topolini. Questa è le scale piace cambiare, no? Sì. E questo le scale che piace cambiare a scuola. Questa è la casetta di Hagrid, vedi? Ma si spinge il pulsante, che succede? Si sente la musichetta. Bellissima raga, bellissima. Non è colui che non può essere eliminato. Come entra come fuori con te? Harry, quello che sta alla pietra. Sta? Ah, ecco Harry Potter, vedi, sta lì dietro. Hermione era un Harry Potter. Vedi. No, comunque fatti bene, oh, madonna mia. Siamo fatti bene. Ah, ecco, sta lì, amo. Volde, è lui quello? È là sopra. Non è quello Voldemort, mi pare che sia, mo. Mi pare che è lui. Ma no. Ma quello è il dissenatore, è vero. No, non c'è, non l'hanno messo. Non l'hanno messo. Non c'è il personaggio, dico. Non c'è. Mi sembrava una foresta. Ma dalle ricche di Voldemort. È rimasto un dubbio. È venuto il dubbio, è rimasto il dubbio. Quello Spider-Man mi sembra strano. Perché c'è uno Spider-Man qua? È un fantasma attaccato alla ragnatela. Questo invece è Sonic. Super Mario Bros. Ah, ecco, Super Mario Bros. E Sonic anche. Quindi qua ci sono. Poi questi qua invece mi sa che se possono proprio comprare, che sono tutti i set di. Sì, questi sono i set di Super Mario che si comprano. Super Mario, Todd, Todette.
la bombetta. Quindi se si comprano tutti i set di Super Mario si può fare tutta sta cosa, credo. Come sì. The Sonic, sì, sì. E tutti i set messi insieme sono. Però la vita è proprio particolare. Invece qua se sta il violino. Sì, questo è il violino. Ah no, la chitarra elettrica. E ci sta John Lennon, Paul McCartney, George Clooney e Ringo Starr. Non è George Clooney questo? Da parte dei Beatles e dei Rolling Stones, con Mick Jagger, Charlie Chaplin, Ronnie Ronan e Kate Fit, non so, mi sono inventati i nomi. Poi c'è sta la parte dell'era glaciale. Questo e te. Tra questo e me? Non c'è differenza tra sit e tra sit e vai. Com'è? Così? Uguale. Divisa la nascita. Tra sit e me siamo proprio uguali. È vero, sopra stanno i quadri delle squadre, è vero. La Roma, la Juve, la Juve. Sto bene tutto? Sì, sì. Scratch sta là, l'avevamo visto. I nomi no, del mammut non me lo ricordo. Mammut mi sa che è Manny. Sì, Manny. Manny. Sid il bravo, Diego che è la tigre. E poi c'è Scrat. E poi c'è Scrat. E la nocella. E la nocella. Non riesce a prendere. Questi invece sono gli altri cantanti. Questi invece è l'occhio. Come è fatto l'occhio? Esplorando il corpo umano. Esplorando il corpo umano. Questa è l'orecchia. L'udito. La lingua. Ma è vero, vista, udito, gusto. Sull'occhio. Occhio invece di vista. Udito, gusto. Gusto, tatto e olfatto. Com'è dentro? È un piccolo bug. Ah, vedi la parte verde dove si formano le caccole. La parte verde dove si formano le caccole. Poi abbiamo Peppa Pig. Peppa Pig con tutta la sua famigliola. Quella è Peppa. Quella è Peppa. Qual è? George. Quella, questa prima qua George, è Peppa. George. Peppa. Papà. Ma no, però il nome, come si chiama? Non me lo ricordo. No, ma il nome di papà mi sa che è Papo. O Popo. Popo e Moma. No, no. Questo invece di del Signore degli Anelli, mi sa questo. Sì, sì, mi sa che questo è la torre del Signore degli Anelli, mi sa. Credo di sì. Credo che sia il Signore della la torre del Signore degli Anelli, mi sa. Scommettiamo? Scommettiamo, ispirato al Signore degli Anelli, grande raga, grande. Ma sono le cose che sono robot? No, non sono robot, ma sono gli orchi. Ah, come chiamano? Sono gli orchi e gli alberi giganti. No, non c'è bisogno, lo sanno già. Se non avete visto il Signore degli Anelli, vivete in una grotta, raga. No, io l'ho visto, però. No, però dove c'è Gandalf? No, non c'è, amo. No, non c'è. Cercare un omino. No, non hanno messo Gandalf. Gli uomini albero, sì, gli uomini albero. Questa invece è la motoretta, la Vespa 50.
È la Vespa 50 questa? La Vespa, il Vespino. Ed è costruito a scala 1-1. Ed è come la Ferrari, 1-1. Fantastico. Se poi si spinge qua. Si sente il brum 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 brum. Questi sono i personaggi di Winnie the Pooh. Sì, questo è allora Tigro. Pimpi? Questo non mi ricordo. Ragazzi, lo sapete il coniglio? Scrivetelo nei commenti se lo sapete. Non mi ricordo. Io Ringo può essere? No. Allora, qua c'è c'ha il jukebox, che premendolo. No, tu li prendi male, sti parte la musica. Questi sono invece da qua Joker. Joker. Pinguino e double face, doppia faccia. Questo stile degli avversari più iconici di Batman, perché è scritto Batman. Com'è? È scritto Batman. No, raga. Batman. Questo invece è di Star Wars, sempre in scala 1-1, credo che siano. Ma sì, 1-1 non lo so, però. Ma se ne siamo, solite quanto a me. Star Wars District. Star Wars District. A Grogu. Poi abbiamo il veicolo. Non so come si chiama. Come si chiama questa navicella? Non lo so. Questa pure non so come si chiama. Questo è Star Wars interattivo. Se spingi il pulsante. Se questo è di Star Wars, amore. Muove uno e questo si è bloccato. Ah, fa solo il rumore. No, mi sa che si è bloccato. Vabbè, questa è la Cappella Sistina. Questo è l'affresco della Cappella Sistina. Il mosaico. Abbiamo, raga, i guardiani della galassia, sempre in versione 1-1, giusto? Secondo me è 1-1, è stato quanto a me, certo. Gamora, Baby Groot, Rocket Raccoon e Star Lord. Oh, fighissime comunque. È vero, manca Drax, è vero. Perché abbiamo Flipper. Una Slack Machine. Che premendo qua si illumina. Muraglia. Invece questa è la muraglia cinese, giusto? Grande muraglia cinese. La traduzione è a caso, te lo dico per te. La traduzione è proprio. Muraglia chinese, ma va bene lo stesso. Questo è il colosso di Rodi, che non esiste più, vero? Sono rimasti solo i due cosi di pietra. Rio de Janeiro e il fantastico Colosseo. Il Colosseo. Visto che siamo a Roma al Colosseo, andiamo a farci un giro al Vaticano. Bello. E poi, visto che siamo al Vaticano, c'è la lupa capitolina con Romolo e Remo. E beh, questo è il foro romano. Il foro. Comunque mi raccomando, il foro. Il foro.
Comunque fatti bene, oh, porca puttana, oh. Certo, ci vuole una... È costituito da il Tempio di Vespasiano, il Tempio della Concordia, l'Arco di Settimio Severo e la Rostra. Tanta roba. No. Tanta roba. E poi questo è invece... Quindi che è una statua? La statua di Zeus, A Olimpia. Olimpia. Sì, la statua di Zeus. No, 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 questo è lo stesso. È una delle sette meraviglie del mondo. È Mosa. Machu Picchu. Questa è Machu Picchu. Questa è la piramide di Cheope. Piramide di Cheope. E questa è tutta la natura, lo scimmione, no, lo scimmione, lo scimpanzé. Lo scimpanzé è quando muore diventa scheletro. Quando muore diventa scheletro. Il serpente, il serpente a sonagli, e quando muore diventa scheletro. Questo è l'orata. Questa è l'orata. Dopo che te la mangi rimane la spina. La spina. Questo invece è il piccione, e quando te lo mangi quello che devi togliere sono le ossa del piccione. Lo stesso vale per la rana, dopo che l'hai tagliata e fritta ti rimangono le ossa. Sono buone le rane fritte, oh. Ispirata alla serie animata Paw Patrol. Ah, i Paw Patrol, è vero. Ma si dice Paw Patrol o Paw Patrol? Io sempre dico Paw Patrol. I Paw Patrol. I famosi Pappa Troll. E questi sono i protagonisti, credo. Paw Patrol. Zampa. E poi ci sta Man, che sarebbe Ken. Io un Man. È un Man, che sarebbe Ken. E poi ci sta la grande Lady, che sarebbe Barbie. Anche The Lady, ah, ecco, vedi, The Lady, può essere anche Barbie. Barbie e Ken. Poi c'è tutta la parte con i Lego, che ora andiamo a fare un paio di costruzioni con i Lego. No, sono i bambini. E io sono un bambinetto, anch'io sono un bambino. Poi c'è sta lui, l'unico vero erpupone, Francesco Totti, l'unico capitano. L'unico capitano Francesco Totti. Perché di capitano ce n'è solo uno ed è Totti. Grande erpupone. E poi c'è la zona interattiva, dove ora andremo a fare qualche costruzioncina piccola picciotto. Qui c'è tutta la zona interattiva, dove entri, giochi con i Lego, fai le tue costruzioncine e poi ci attacchi tutte le cose, se vuoi scrivere le cose sopra il muro, diciamo. Area io voglio fare una costruzioncina. Ah, vedi tutte le i quadrucci, non vedi? Disegnare qualcosa? Sì, voglio fare un qualcosa. E quindi pure noi abbiamo fatto la nostra scritta Kiwir. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ora pure Miki si mette a costruire qualcosa. Non so cosa scriverà. Scriverà Miki? No, non lo sapemo. C'è sta parete che è molto bella, perché tutta la gente, vedi, scrive i nomi. Vedete? Proprio fighissima tutta sta gente. È bellissima, raga, bellissima. Non so Miki cosa sta facendo. Forse scriverà Miki, non lo so. Ma cosa col rosso? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto cosa scriverà Miki. E ha fatto lo stemma di YouTube più o meno. Non c'è il coso piccolo, però Junior. Va bene lo stesso. Quello. No, non è, amore, è quello di Yoda. È tipo un mini Yoda. No, mi sa che è proprio Junior, mi sa. Vero. E quindi, raga, qua è tutta la zona. Qua
Se cammini scalzo, sì. Muori se cammini scalzo. Tutte le costruzioncine. Guarda che belli. Amore nostro. Ragazzi, se anche voi vi piace il Lego, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Commentate con Lego. E quindi ragazzi, con la Ferrari in Lego in scala 1-1, noi ci salutiamo, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà sempre qua qualcosa, perché ho visto che ci stanno qui al Wow Shopping Center, ci stanno un po' di cose un po' belle, ve farò vedere. Ci vediamo noi al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like al video e commentate con Lego e quale Lego vi piace o vi piacerebbe vedere, va bene? Noi ci vediamo al prossimo video, ciao cari!